la mattina del 5 marzo, sul mio smonto notte, ricevo una chiamata da parte dell'azienda De Colli che mi proponeva un contratto qui a Napoli, all'ospedale Cotugno. Ho camminato un po' per l'ospedale per vedere un po' la situazione, ho parlato con mio padre e niente, ho deciso, mi sono licenziato in tronco e ora sto qua. Lunedì notte è arrivato un bambino sospetto coronavirus. Io mi sono girato e gli ho detto vicino al papà, ho detto: guarda, noi siamo qui per aiutare, certamente non vogliamo far piangere tuo figlio, se tu non ce la fai fidati di noi e esci un attimo fuori. Quanti anni hai? Ho 28 anni. Da quanto tempo fai l'infermiere? Faccio l'infermiere da novembre del 2015. Giovanni è uno dei giovani infermieri chiamati ad affrontare l'emergenza coronavirus a Napoli. Ha lasciato Bologna per correre a dare una mano. La mattina del 5 marzo, sul mio smonto notte, ricevo una chiamata da parte dell'azienda De Colli che mi proponeva un contratto qui a Napoli, all'ospedale Cotugno, di 12 mesi. Tu a Bologna hai un contratto? Io avevo un contratto a tempo indeterminato. E ho iniziato a pensare a questa cosa, ho pensato che se noi qui vivevamo le stesse situazioni, se andiamo incontro alle stesse situazioni che ci sono state in Lombardia, c'era bisogno d'aiuto da parte di tutti e penso che la mia esperienza comunque fatta un po' in giro tra Lombardia ed Emilia Romagna poteva essere utile alla società napoletana e a Napoli. Il 4 ho fatto 12 ore al lavoro e tornato a casa la sera alle 9 sono partito perché il 5 era il mio giorno di riposo per venire a capire un po' la situazione qua. Come sei partito? Con la macchina. No, quello che mi ha detto per telefono, come sei partito? Ah, sono partito pensando di ritornare, quindi ho attualmente con me due pantaloni, due mutande e due maglioncini, sì. E niente, il 5 mattina il dirigente infermieristico mi dice che nel momento in cui io volevo accettare questo contratto dovevo firmare stesso in quel momento e dal giorno dopo iniziare le pratiche per l'assunzione per prendere prima possibile servizio. Ci ho pensato 30 minuti dove ho camminato un po' per l'ospedale per vedere un po' la situazione, ho parlato con mio padre e niente, ho deciso, mi sono licenziato in tronco e ora sto qua. E ho iniziato domenica, abbiamo fatto 6 ore, poi ho fatto altre 6 ore di straordinario per dare una mano ai colleghi. Il caposala di domenica, caposala che fa dalle 7 di mattina alla sera, ha detto: Giova, se vuoi rimanere a dare una mano, dai una mano. E io sono rimasto, perché ti ho detto, arriva gente e non è giusto nemmeno che la gente ci tratta male, perché noi stiamo là, l'infermiere, il ruolo dell'infermiere è quel ruolo empatico, è quell'arte empatica di stare veramente attaccato alla persona. L'infermiere è quello che più è vicino al paziente, con cui più il paziente parla, con cui più il paziente fa tutto. L'infermiere è un figlio e sì, devi mantenere una certa distanza, ma ciò non toglie che se pure vai dal paziente e gli dai una carezza sulla mano prima di uscire, gli dire non ti preoccupare, quella cosa può essere d'aiuto per il paziente. Cioè bisogna staccarsi con il cuore, permettimi il termine, dalla tuta e andare verso il paziente sempre, perché quello potrebbe essere un tuo nonno, un tuo padre. L'altra notte, cioè lunedì notte, è arrivato un bambino sospetto coronavirus che abbiamo dovuto triagiare e valutare insieme al medico. C'era il papà, abbiamo fatto degli esami, un esame anche invasivo, e il bambino piangeva, il papà era preoccupato, era nervoso. E io mi sono girato e gli ho detto vicino al papà, ho detto: guarda, noi siamo qui per aiutare, certamente non vogliamo far piangere tuo figlio, se tu non ce la fai fidati di noi e esci un attimo fuori. Tu hai lasciato Bologna
mi ricordo sempre una frase che mi diceva la mia professoressa, cioè una frase di una poesia che mi fece leggere la mia professoressa di italiano: lentamente muore chi non rischia l'incerto per il certo. Cioè, secondo me a volte bisogna rischiare. Tu sei contento di rischiare? Ora sì.